a chiusura di questa importante giornata qui a San Patrignano, il Drugs Out Day, Roberto Napoletano, direttore del Messaggero, uno dei quotidiani più importanti perché più di tutti si occupa e dà spazio al problema droga, l'emergenza droga ed emarginazione. Come mai questa scelta? Guardi, noi abbiamo i tempi non sospetti, abbiamo lanciato questa inchiesta perché io credo che i giornali per fare qualcosa di nuovo devono tornare all'antico, è la cosa più antica l'inchiesta giornalistica, che si titolava Il segreto di famiglia. Il titolo era Io sniffo, lui sniffa, io e il figlio, lui e il padre, ma non se lo sono mai detti. E partendo in questo viaggio abbiamo, come dire, potuto verificare anche, come dire, raccontare proprio storie, che è la cosa secondo me più importante che può fare un giornale, andando a vedere dove, diciamo, cresceva questo fenomeno, scoprendo che il fenomeno intanto toccava fasce sempre più giovanili, che il fenomeno era sempre più diffuso. E devo anche dire sinceramente che a un certo punto mi sono posto veramente il problema se stavamo facendo o meno un giornale ansioso, se noi potevamo, come dire, contribuire involontariamente a distribuire delle paure non fondate. E purtroppo poi il tempo è passato e tutte le inchieste statistiche hanno confermato che il fenomeno era ed è realmente molto diffuso. Quindi in questo caso secondo me è opportuno diciamo non chiudere gli occhi, raccontare le cose come stanno e ovviamente organizzarsi per agire. Che, infatti noi non è che abbiamo fatto solo il viaggio nella droga, il segreto di famiglia, abbiamo lanciato per esempio una campagna lunghissima sul mal di merito, abbiamo, come dire, fatto una serie di viaggi nella scuola italiana a contatto con i ragazzi, perché secondo me c'è un primo nucleo sociale che è la famiglia, ma poi subito, immediatamente, il primo nucleo è quello della scuola, e quindi è in quel sistema che bisogna, come dire, insieme alla famiglia aiutare i nostri ragazzi a riscoprire dei valori sani, cioè per esempio pensare quanto è importante il valore dello sport, ma quanto è importante il valore della sana, gioiosa competizione sportiva trasferito nella sana, gioiosa competizione scolastica e successivamente nella sana, gioiosa competizione lavorativa. E quindi possiamo dire che in due parole è importante formare ed informare. E allora forse in questo contesto, anzi sicuramente molto importante, chi riesce ad organizzare eventi come quelli di oggi? Assolutamente, perché devo dire che, lo dicevamo anche prima, è importantissimo costruire realtà come quelle di San Patrignano. Ed è importante, in realtà che dimostrano che è possibile fare qualcosa, indicare una strada che non è, ripeto, una strada ideologica, è una strada molto molto pragmatica. Quando si hanno problemi così seri, così forti, che rompono le famiglie e che, come dire, toccano le sensibilità più profonde delle persone, bisogna avere la capacità di fare le cose seriamente. Quindi questo mi sembra che sia l'unica via giusta. E due sono i percorsi: uno è sicuramente aiutare i ragazzi a venire fuori da quel loro problema e l'altro è reinserirli in maniera forte e importante nella società. Sì, però diciamo, come dire, perché ciò avvenga, una volta che il dratto, diciamo che il dramma sia consumato, bisogna lavorare molto sulla persona, credo io, per fargli capire qual è la scala vera dei valori, perché la soluzione la si deve trovare in se stesso, poi la si costruisce fuori, quindi tutto quello che gli si può dare è utile, però prima bisogna trovare dentro di sé, ecco perché la persona, mi pare che sia stato detto con chiarezza in questa tavola rotonda, ma presumo anche nelle altre, la persona, l'individuo è al centro di questa azione di recupero, ognuno è padrone del suo destino, quindi bisogna aiutarlo a recuperare questa convinzione, perché se ha questa convinzione camminerà molto più velocemente degli altri e capirà prima che cosa può fare davvero. Grazie direttore Napoletano, buonasera.